La sera la calata di nuvoli, già si preparano le piscatura, pigliandosi le riti e la lampara, li metti in una barca con premura. Hanno tipo punto a croce. Io dico così, Fris.
fresca come una rosa, anziché diventare salvaccia per te, la morte fecata e china di vergogna. Senti, figlio, io te vai a dire, tu non hai il punto d'onore. Ma dimmi una cosa, ma che ne fai della tua vita? Ma quanto può volere per mogliere in questa condizione, una che non sa fare il punto a croce? Chi si può maritare? Non si può maritare! Ma lo dici tu che può fare la tua vita? Ah! A me non sapeva fare niente a punto a croce, ma manco chi si sa fare? O santo dello paradito, guardate che pecciotta all'epoca d'oggi, non sapeva fare il punto a croce. Senti, guarda, meglio che non ti dico più niente, me ne voglio dire, guarda, me ne voglio dire, e se vuole maritare, una che non sapeva fare il punto a croce! Niente, forse dopo un momento.
momento. Capitano del lungo corso, signore me, che ha fatto ruba, sciecchi come io, ma smernato una matassa di Merlino per cercare di unire a due i mezzi per fare un gonzo o papato come quello che stavo facendo io. Tutti, chi ruba sciecchi, signore me, chi ruba sciecchi, non sa fare ruba chiaro. E va bene, tutto questo, e andiamo a scudare. Sì, defendo. Ma c'è tu con defendo? No, ma tutto ammazzato a nudo, con un ruba cieco. Oh. Ammazzato a nudo? A nudo ammazzato? A nudo ammazzato. Ha ammazzato la sua carriera, la sua carriera. Oh. Mummi egiziano, che andiamo. Oh, non essere esagerato come lo solito, ah! Per un po' scecco sta facendo succedere alla fine del mondo! Ammazzò la sua carriera! Per un po' storto! Ma la carriera di... Uno, due, tre, quattro, cinque! Mille roba scecchi! Un capitano di lungo corso, signore me! Cosa dia vera! Dia vera! Oh, sta facendo una tragedia, è buono! Meno te stasse muta, chiappa di fecolina mossuta davanti all'auto, a meno te stasse muta. Paraida, signore me, che ha fatto piangere da gioia la monopotente Tina, dicendoci che aveva perso l'onore perché non andava a fare con d'appuggio. Vai. E non ti dico io, scecco, ci sì, tu mi hai ida. Io non ci disse che avesse l'onore, io ci disse che avesse un punto d'onore. Io è diverso perché la scecca di tuo nipote non sapeva fare un punto a croce. Un punto a virgola, un punto a virgola, a notte che non... E tutto questo perché? Perché non sapeva fare un punto a croce. La data sì o a croce, ma ne spalle. E più sciapecco di Salonicco che non si altro! Per visto che portare un poco di crianza! E come? Sbuvaca sto sacco di parole che hai di dirmi e poi la finisce mi dice che mi ha parlato di cose serie, se ti piace sempre! Cose serie? E questo sono cose ridicole, vero? Cappata velosa, questo sono cose ridicole! Ora dico io, signore miei, vengo e mi spiego. Se uno è ingegnere e piglia le misure con l'ombrella, ingegnere, la pigliaro con un basso, cara sorella, non con l'ombrella, perché se piglia in misura con l'ombrella non è ingegnere, è scecazzo, è scarpanello. Ora dico io, ti spiego, come pote Mario che si licenziava capitano di lungo corso, ma poi signore miei, io non saccio come c'è tutta la vita. Perché se era io un bucciava, io bastoniava a spalle. Ora uno che si licenzia capitano di lungo corso e non sa per fare un gruppo di marinaro che fa ruppa scecchi, dopo che ha fatto, signori miei, scuole natiche, 5 anni di scuole natiche, non può guidare bastimento? Assolutamente. Può guidare bastimento, non può comandare? Assolutamente. Perché? Perché appena comanda, gli innesce il botto, o botta sicco, oppure lo fa sbattere il primo ciabacolo, tutto che vuole, sicuro? Sì, ma non ci fa obbligo a me ne potete comandare il bastimento. E che mi sa fare allora? Che sa fare, ma non potete, farà un signore, farà, ma non certo, e non si spalle, vero? No, e spalle mia sole. Perché chi che è mio, io posso dare a come pare e piace, se non mi sbaglio, caro fratello. Certamente, Raghiera, io tutto chi che è mio, lo posso dare alla finestra, sono padrone. Padronissimo, no. E tu ti dici cosa? Ma vieni e concludo. Cavarito, per fare un signore, vedi che a nave d'avanzo andare. Banda, tu stai dicendo per levare ogni equivoco e questione. Sì, sì. Quindi tu sai che deve pensare, perché io all'infuori del giubbetto di mio nipote non conosce a nudo. Io per la gioia di mio nipote Tina ci penso io da rosa da mai. Oh. Ma cagattabullata, non ti parole. E magari io ci penso cagattabullata. Denis, vili cucine per. Ora vanno a chiamare o notare Ciocchi e sta cosa la risolviamo una volta per tutte. Eh sì, vanno a chiamare, vada, perché sembra magari per mia, vada. E scusami, ma...
forse siedi da tu a parare, io viste. No, certo, devi là. Ormai non mi scocchio, è cosa che appartiene a te solo. Non mi interessa. Ma scusate, ma non capusita, non mi potessi accennare. Tanto per crianza, va, tanto non me la sarà appiso come l'uccialoro come asciutita, va. E va bene, si tratta della domanda di matrimonio. E da parte da voi? È una persona che tu conosci benissimo. E cosa sto passare se sta imbecille? Ma perché io chiamo ma sta imbecille se manco canuccia? Ah, questo è per modo di dire. Ah, bello modo di dire, mi sta parendo di parlare con pazzo, si impazzo. Ah, ora chi è? Un po' di rispetto, di creanza, io sono un mascolo, e tu a firma. Tu mi dire, come fosse, ma sta, se sta imbecille, che anziché oggi sa mia, mascolo, se ne mangia a te. Per me è imbattito buono. Io voglio sapere un nome, papà la volta se l'ha venuta, un nome! Ah, tutto questo a proposito di crianza, eh? Ma tu sei un mosco, tutto questo a proposito di crianza. Sì. Vuoi sapere un nome? Sì. Si chiama Luigi. Luigi Sollema, un figlio di un professore. Un professore di chi? Che ne saggio? Di chi professore? Che ne saggio? In tuo paese a Don Saverio Sollema, ma cosa lo sente la così? Un professore lo sente. Basta! Qui giace! Chi è che diciste? Qui giace! Ma come osso? Qui giace, come osso? Come scusso, catamanao! Non nominare più persone innominabili, completamente! Ma non è Don Saverio che si vuole propone, è un figlio te disse! Stessa cosa! Paris, Paris, Paris figlio so! I molto antichi non sbagliano mai! E va bene, ci dirai di no! Poi io? Chi sto avendo già un'erca? Madonna, ma si scecco per davvero! Ah, ma com'è che cosa ti pare Petra un sacco di volte? Ti disse non è Don Saverio né suo figlio, ne fece avvertire per mezzo di proposito! Insomma, io non ricevo! Non lo ricevo! Sì, ma non hai una ragione plausibile per non ricevo! Sarebbe una pasta sacca! Oh! Che lo sai che ti dico? Non ricevi tu! E ci dici un bello no? Ragna? A così va! Non ranna così! Io? Ma che tu scudaste la sua pezzetella? Oh, vai, mi pare che fa la vita, che questo è la tua colaggine! Chi di? La tua età? Non so più, il pezzetello! Le macaroni assimigliano a un cantarano vecchio senza cacciola. Oh, che bello modo di parlare, Caia. Te lì si chiama a buttare da nicchia di rispetto. Oh! Sorella, io a tutto questo discorso, io do tutta la tua malvagità e malignità verso la rosa di maggio di lì. Perché vedi, tutti i zitelloni come Mattia hanno fatto un caso. Quando vedono una carusa fresca, dolce, bella, sono maniosi. Allora dai, e chi si fa? E buace scapole riformate! Oh, riformato, a voi! A te! Ma tu che non puoi sapere se io sono in piena attività di servizio? Lo saggio io! No, lo so! Vecchio barracano, ti ingiuto, e ti ingiuto che non c'è! Ancora, recrete, belle parole, bello modo di parlare, si impazza, inutile, pulisco! Parlo e ti dico un figlio che ti meri. Dattolo, un bassolo nudo del barbarino. Ma c'è un giorno, tutto è da capo, ancora non lo sa. Che vuole, allora. Grazie, 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 Sinuzza, grazie. E in avanti, signor capitano del lungo corso. E allora mi dica a voi, che buon imparato, che benzigno nelle scuole nautiche. Che bella domanda! Se è bella o è brutta, lasciatela stare. Intanto a rispondere, che benzigno? Lettere, scienza, storia, geografia, diritto commerciale e marittimo, avocazione e astronomia. Finalmente. E l'accezzatura e la manovra. Panzigno? Urughisse. Urughisse. Come se fossero cose di secondaria importanza. Come se fossero materie complementari. C'è cazzo di pandelleria. Ecco. Per l'egenziasto capitano lungo corso. E non sapete fare un gruppo di marinai. Mille ruppo da fatto, ma tutte ruppa scelte, come a voi,
non so di chi più. Fatto un altro modo. Sapete che succedeva? Capisci? Se mangiavo l'isca, l'amo, la lenza e magari a voi, ma a sciofarrare che non si dà. Ma a sciofarrare, vedi? Questa bella ruppa come si sciocca. Non vedi sta? Non ci avevo fatto caso. Io non ce la dico, mamma Pupo. Non è che non ci avevo fatto caso. Io non lo sapete fare. O chissà voi! O chissà voi! O chissà voi! E allora tenete qui! Io non l'ho visto con il pubblico, l'ho visto mia! Ora un po' chiaro! Tenete qui! Così! Un pubblico stesso giù! Così, scuola italiana! Io un canto, la scuola nata! E ne cazzi, a sette, te cade bene meglio! Sì, emozionato, alleggiati, alleggiati! Lo sì, senti? Sì, sì. Faccelo vedere, Ora ci penso io. Andiamo a è buono, il tempo c'è, un po' di buono. È buono, è venuto, ora lo fa. Non ti sbagliare, che ti sbagli, Rita, zia, ma... Ecco, signor capitano dei mensurali, ecco. Se tu appendeva una corda, corruppi chi se stava fuori a bordo, io vado a fare la testa di scecco di pandelleria, lo primo scoglio che c'è, c'è cazzo, panziamo. Io a 4 anni sapevo fare un figlio, a 4 anni. E nella famiglia tutti i femmini, tutti usavano fare, compresa la chiera. Ora perché ci pare Nicola. Ah, vabbè, sarà esagerato.
e chi su di resto è vizio di famiglia, però è buono come pane. Cuttia, ma tu sai trucchiare con tutti i tomuini e lo smuffi. Ah, perché sono smuffiosa io, è vero? Ambo, non da te. Fossi stupida a finire mi di tia. Però? Però? Però sì, maleducato, ecco. Pure che t'affermiste, a voi che apparaci in malato spirito. È inutile, tu dico sempre. Tra me e tia, non ci potremo morire mai d'accordo. Già, come un zio cazzia, udiamo e l'acqua santa. Ma ci aggiusteremo, non ti preoccupare. Anzi, questione di tempo. Picca! Anzi, fra qualche giorno. Fra qualche giorno? Sì. E invece sono baccato. Io la stare ti faccio una vocale. Tu non c'è, tu sai, con tutto il tuo cuore. Pure, se vogliono stare a una stretta un po' con tutti i che ci sono dita, scondente, ucidari e sgarbate, tutti! Grazie per me, E sto paesetto, per te quello è ridicolo? Sì, ma non vai, dove te lo comune, a vedere tanto bello paese, a vedere tanta bella gente, conoscere tante belle femmine, circassi, peruviane, sevigliane, montenegrine. Buon viaggio e salutami a tutte queste femmine. Ma manca, non ti preoccupare, anzi sai che faccio? Do ognuna ti manda la fotografia. Ah, grazie, da vedere perché non devo più fare niente. Chi ti dice che ragione sono scusato? E perché? Niente scusa a questo stupido, mi fa bene di ridere. E allora perché te ne vai? Me ne vai perché mai dire a pettinare il vestere. Che bene del signore a domandare a me mano questo figlio. Oh, non ci credi? No. A domandare il cerzia, che ti dici magari un nome. E come si chiama? Sentiamo, come si chiama? Cui, un pretendente o sua pace? Un pretendente al trono della bellezza. Si chiama Luigi. Luigi Sollima. Ah, un buon partito. Non c'è che dire. Peccato che la voglia andare in chiuderia. Boom! Non signore, caro cugino, nave sono 12 dico. E tu resti che sei a distanza giusta fra un uomo e una donna. E poi è un uomo serio. Non è un bardascia vacanti e capace di ridiculaggine. Bravo! Discutete fin me l'assennare. E tu? Vuoi? Ti piace? E se non sono affari che te le guardano? No, per decidere presto! Perché se tu ti mariti, io vuol dire, non batto più, resto caro, tu, e da me. Ehi Gesù, da sta vecchia bococca? Sì, e restandoci di guardare una sola, vuol dire, per mia, a diventa bella. Da sto paese ridicolo, unne non ci su. Cercassi, come che diceste? Cercassi, ignorante, donne di Cercassi. Vabbè, grazie, unne non ci sono, Cercassi. Gli montenegrini, gli peribaiani. Ci sono belle picciotte, magari a casa. Basta che voglio. Insolente. Non ci vai più a fare toletta? No, mi passa un piacere. Io ho fidanzato? O facetevi benedire tu e io. Caspita, siamo già a chiesto. Usai che si può lubrassare, cara cugina? Pensi una raccomandazione per gli aspiranti alla tua mano. Mario, pure finiscila, per carità di Dio, finiscila. E chi? Se scherza queste faccende, una femmina assennata come a tia? Mario, pure finiscila, fallo a memoria di tuo pace e di tua madre. Bella, pure chi sto voleva di te? Chi sto? Ma come ti mostra come va bene? Mi gioca a bravare. Chi dovrebbe siamo? C'è tutta la roba mia. Dimmi che cosa si sta un puzza come con te, e si chiusa, dimmi! Ma guarda che fu una bella prepotenza che ti ha di fare parlare prima mia, brutto, dare così. Io aveva giurato di morire prima di dare questa soddisfazione. E perché? Io soffrivo bene d'inverno. Marito, muore sì! A caso, mio zia, ci stai insegnando? A Tina come si fa un punto a croce? Le ridetto tutto, figlio! Signorina Tina, le sentisco! E poi dicono che è un miserabile uomo! No, zia! Ma perché miserabile? No, per modo di dire! Signorina Tina, non ve casca la faccia intera di vergogna? Eh?
anni che ti temo, poi venire a bagno la casa di Ferrari? Sì, zia, ora vengo. Ma perché si ha questo palo? Ma dove vuoi per davvero che non sa fare un punto a croce? Ma tu ci credi sta più da ero che io non sa ci vuole un punto a croce? Ma io lo disse apposta. E vergogna di chi? Di volerne bene. Ma io voglio dire a tutto mondo che ti voglio bene. Ma tanto. Tina! Rosa! Sì, sì, un caso, un momento! Niente, indisa, la voce di una caccarazza. Che burra, ma lo tempo! No, zio, tempo bello, bellissimo. Niente, che sta facendo, no? Sono con Mario, che mi sta... E io ci sto insegnando a Iddu a fare un rupugliano. Benissimo. Minuto, zio, e venga, aspetta. No, aspetta, che ora vengo io. Ma sa bene, zio, prima che parli, poi torni, sì. Bisogna dirci tutte, zio, quando ne maratiamo presto. Ma io e giù di cui, giù di cui. Sì. Vieni. Assettati, che ti ha dire certe cose, un buttante, è seri. Io magari io. Magari tu? Seri? Serissimi. Commetto la serata da mare. Certo, dopo poteva essere. Senti figlia, ormai siamo arrivati a un punto che non possiamo dire più avanti. Già tia e Mario, già mia e tua zia. Peppina, che c'è? Da balla c'è razzetto pisciaro. Buttavo bello pesce fresco da scala, faccio trasere? Che veramente non era un momento, ma amante io farlo trasere, tu non siamo a scusare. Comunque, ma tu, io, poi parliamo dopo. Lo ripetiamo dopo, se lo scusiamo. Già si. L'ho messo! Che c'è visto dopo? Guardate che c'è. Eccezionale. Aveva un bello picciolo. Bello cicchio, guardate che c'è che l'ha sfruttato. Non c'è chi è iniziato, ma avete dato su da casa, tutto vicinato, un brigato, un suo muciato. Vero, bellissimo. Io poi andate su un po' di vedere. Guardate che c'è. Io vivo, bello. Un bel Dio, io tutto dico che ha tanta provvidenza, stanotte che finisce questo caso. Guardate. Ascoltate, ora fai dire una cosa. Pigliate la bella ricciola. Sì. E rotolo le puppe che ci è data a Peppina. A Donna Lucia. E sapo come l'ho cucinato. E poi venite, che veramente c'è un po' di procura. Ma non sono rotolo le puppe dentro, che non parlo di rotolo. Non sono picca. Facciamo un rotolo, avanti. Era zitto, avanti. A buon viaggio. Arrivederci, è buona cosa, grazie sempre. Aspettate, che volevo dire una cosa. Ma è giusto, capo di Arizzola, Parcomani, lo vado a far fare a Matalotta, un bello pomodoreddo fresco, una cipolluzza che quando va avanzate, arriva a tutto punto, torna a prendere. Andate zitto, mi è stato condannato. Io penso che c'è un pomodoreddo. Che pomodoreddo, bello, ugliote. Sì, signore. Tutta nicchietta su di mia, un blitto d'odio di chi lo dico a Sciolino in chi dà la data Sant'Andrea. Sì, signore. E una pandemia pur desiderò, il lui cacciato di da fuori. E io il più bello profumato, ricco, che chissà bellissimo. Ma ragazzi, quando può mangiare. Ma come te l'hai a dire, cacciaio, che ho fare? Io barrenazzo, grazie, veramente. Allora, ciao, prego. Ma poi, che può puntare a fare? Che ti ho puntato? Avete andato a Peppina, ma un cazzo, tu non sai come può cucinare la pizza, va. Dico giusto, sì, andiamo a fare. Buona cosa, buona cosa, e ora c'è ancora. Sì, grazie. Ma prego, guarda, e che sta vero? Noi torniamo da bani, che non lo mare, vero? C'è. Ma tu hai un consiglio, per me più lo potomare, vero? Come chi più casa tu. Chi vuole che sia stato l'oceano?
hanno uscito tutti i contenenti, meglio tu come guardare a mo' figli. Ma zitto, io barrenaccio, siete troppo buona, avete parole sante, belle, pulite, avete un cuore grande, però c'hai un che fare, quando me l'hai detto. Dammi il caffè, mentre che ammascato a me, ancora no. Non bene male. Io, che c'è? Torno domani. Sì, sì. Ho pensato a prestare tu su ditta, non è una porcheria di sopra, c'ho bisogno, ti tengo lavoro, lo sapete come siamo. Va bene, non è rizzito, va bene, fate la prova. Già questo che soltanto legge, sì, sì. E allora facciamo una ballata scura. Perfetto. Facciamo così, allora ci passiamo a combinare a base. Sì, signore, arrivederci. Ascoltate, ma sapete che pensai? Sì. Lo sapete che pensai? Sì. Invece di domani. Vengo dopo domani, perché caro se tu vanno a tornare a pescare dopo, a girare la sicca, dopo un'eca, se non sia, che dopo si vengono ballando cotto, bello sicchi, sì. A poco punto, sapete che a poco punto, a poco fatto così si tende il ballo fischi, io avevo fatto due fila spaghetto con un euro, che ha ballo a di ballo, voglio installare, donna buona, allora stavo tutto dopo domani, allora. Sì, signora. Zitto ieri Cristiano fuori, c'avevo un cuore tanto, ma è una bucalora, ma è una bucalora, madonna mia. C'è faccio il professore Solla. Molte subitania, non fare caso che dice che c'hai una fare buttando più mano. Si vede subito che sta benissimo. E pare che non vuole un picciottetto. Bello, sano, fresco, colorito. Fresco come una rosa. Ma l'occhio se vuole un tipo. Ehi, sembra così, signor capitano. Per il bene e la prosperità del suo illustre casato. E speriamo, speriamo, signor Don Mozo. E cercheremo di utilizzare tutti i rizzi contro il Manocchio ed evitare tutti gli incontri. In che cosa posso servirla, professore? Ecco, vede, la ragione che qui mi assurge è che in qualche momento, dalla nostra conversazione, si potrebbero cambiare i destini delle nostre, diceva? Io? Chi è qua per l'altro, professore? No, no, pareva. Dunque, come ella sicuramente non ignora, da tempo immemorabile, le relazioni tra la nostra famiglia, la sua illustre Percenzo. Ma chi è che dice? No, sì, glielo dico, la sua illustre Percenzo, la nostra non disprezzabile Percenzo e responsabilità, sono state sempre improntate alla massima e alla più splendida collaborazione. E casa, io non ci sto capendo più niente. Senta, professore, mi permetta, mi ci sa, allora scoppio, non mi grido, scoppio. No, non c'è perdere, se lì ti prego, allora hanno qualche conseguenza, prosecunda, vada là. Oh, signorina, calera. Ma scusate, non l'ha visto buona, perché tu mi un po' buono. Ma che cosa fa? Ricama, storia, perché dire, vedo che contemporaneamente lei c'ha il cestino di lavoro e un quaderno nelle mani. Sì, è un quaderno con poesie manoscritte. E sono le sue? No, io non sono poetessa, sono poesie di Giuseppe Giusto. Ah, e qui è un amico di famiglia. Quest'uomo non ha capito nulla. Il Giusti è un poeta del Risorgimento che ama l'Italia e non accetta come tanti patrioti che l'Austria l'abbia sottomesso. No, ma anche amico di famiglia e un brigadiere di Firenze. E allora non immagino, sa che scritto. Ma scusate, ma non potresti leggere qualche luna di questa poesia? Sì, sa come. Terra di mondo, ma non è una poesia, sai? A noi larve di tali, mummie dalla matrice. Ai. Chi fu? Ma chi è scritto questa M minuscola? Ma continuiamo a vedere. E Becchino l'abbaglia. Ai. Scusate, signorina. Ma secondo lei l'abbaglia chi è? Marco Lopi di noi. Dimmela. E allora come dovrebbe dire? Becchina, no Becchino, ma cominciamo con un lavoro di grammatica.
cose le porto su. E lei a come? Lei sa come mi chiamo la mia, è vero? Come mi chiamo? Il pro? Il professor! Brava! Yeah. E ancora di più? Allora comincia a correre. Intanto, ma il sentimento subito. La lettera maiuscola. Becchino comando, Becchina! Ah! Oh! Anzi tu! E Becchina la paga, anzi la levatrice! Ma cosa c'entra la levatrice? Dico io, a questo signor brigadiere da Speranza, dove l'ha lasciato il senso comune? Ma quindi non è vero. Con noi cinquantioni, l'acqua battesimale. No, no, dopo te l'hai sentito, scusate la parola un po' colorata. E viva la bestia, come si scusi signorina, ma lei stessa, con la matrice, che c'aveva a che fare il priore? Il priore va bene per il convento, mentre invece per la matrice che cosa ci vuole? Che cosa ci vuole? L'arcipelago. No, oh, signorina, con l'arcipelago, l'arciprete. Correggevo magari. Ah, ecco. Ora ci avevi tutta la capo e disse che è tutta un'altra cosa. Allora. A noi larve d'Italia, mummie dalla matrice con la M maiuscola e Becchina la balia, che non è levatrice. Con noi sciupa l'arciprete, l'acqua battesimale. Udire che è tutta un'altra cosa? No, senta, signor Solma, zio ci ha domandato scusa se non ci può dare udienza, perché è stato trattenuto da una parrucchiera. Io aspetterò. Sì, ma forse tatterà, sai. No, è altro, sai che fatto? Vuol dire che continuerò qua a leggere qualche altra poesia con la signorina. No, oh, mi facesse tanto piacere, ma hai tante cose di fare. E usato un altro da lei ammassare più o meno le case. E allora vuol dire che discuteremo di cose nautiche qua con il signor Mario. Ah, io usavo il mio fortunatissimo. Ah, io pure una parrucchiente, io me lo spiace lasciarlo. Va bene, vuol dire, l'aspetterò, lei lo può facere. Ah, cosa? Vediamo che ci avete mio addio. Ah, sta prendendo. Ora, lei usate come mi chiamo la mia, vero? Obrusco! Oh, bravo, perché io mi intendo anche di botanica. E perché non se ne intende, oh, lei? E allora io passerò il tempo, mi andrò a controllare le specie di piante che ci sono. Vuol dire che poi gliele farò le cose della... Sì. Oh, mi raccomando, sì, quando viene capitano mi fai le chiamasse, eh? Faccia pure, faccia! Io ti sentivo dire Benedino con mia lo giardino. Io non capì dopo capite come mi dicevi Iccio zio della sanno solo, capisci? Ah, tu guarda che fai, o chiamo l'uomo zio, se no poi dico con furia zio puoi vedere che sei mio. Oh, finalmente, oh, sei mio, ma che mi intendevo dire con tutte le mani. Madonna, Ruetta Turudano, fa seccare tutto coso. Ora ci stiamo io, eh? Non ci stiamo io, aspettate. Peppina, senti, vai in un giardiniere, subito, vai in un giardiniere. E ci dice di aprire un luogo dall'acqua di addio a massima potenza? Tutto. Da panna qui c'era, adesso scusi, qui c'era. Da panna c'è uno, caro guapciotto. Ma non casa, subito. Sì, si chiama zia, ci dice da venire da qua. Sì, subito, sì, la stai chiamando. Oh, sono tutto sudato. Ma scusate, sai, ieri non botte bene, perché era troppo tardi. Io mo cucco presto. Avete ragione, ma domani poi se ne parla tanto, che non è che uno scappa. Certo, tranquillo, grazie, anzi grazie che siete venuto. Ci accomodo. Ora, devi fare una grande cortesia. Deve prendere nota degli appunti che ora io le ho detto, poi stilato e lo va a registrare il più presto possibile. Va bene? Benissimo. Ah, sorella maggiore Raghela, ascolti. Tutto orecchie sono, vediamo che va a dire. Signor notaio, siamo pronti? Quasi. Allora. Mi pare che a vista di
Allora, siamo pronti, Milano? Allora, prima scriviamo un atto piccolo, certo, e certo, poi facciamo un atto grande. E come dice lei, piccolo, grande, leggeci. E allora, faccio donazione. Mi ascoltano, dai, prego. Gioia del mio nipote Tina, già presenti e accettanti del brigantino a palo Galatea, di mia proprietà, brigantino a palo Galatea, del mio fondo di Capomulini e del giardino sempre mio di Aci Sant'Antonio. Capomulini e giardino di Aci Sant'Antonio. Scrivisto, notato, tutto a posto. A posto. Inoltre, ci dugno i mo 5 carati sopra o papure si metto. Tio! Ah, zio, ma che discorso è questo? Zitta, zitta, suona! Zitta, sì. E ci faccio donazione pure dell'azione mia, della Romagna, tutta parte. Io, oh, sì. È un menasto, caro fratello? Momentaneamente. Posso parlare con Notaro? Sì. Allora, Notaro, mentre che c'è scritto, vecchiate sta punta magari per mia. Un attimo, con l'altro l'occhiale. Parlasse, non ha detto niente? Allora, Notaro, scrivete? Ci siete? Ci sono. Ah, bravissimo, spezzatevi, se l'ho dato a Dio. Scrivete. Pazzo, donazione assoluta a me nipote marito, che presenti e chino di salute e accettante, che è una bandiera reale. Scrivesse magari. Accetta. Succede. Accetta. Allora scrivesse, di lascuna virga sicca. Notare la virga sicca è ida, ma da santa. No, tu stai in moto. Oh, notare, scrivesse, di lascuna virga sicca l'aquila. L'aquila? Sì. Reale. Oh, ma chi è? Non scrive su notare. Ah, ma devo lo pegliaste. Non lo sai. Chi succede? Allora, virga sicca l'aquila, l'aquila, l'aquila. E della voletta Rachelina, no, da morto come il nonno. Rachelina, Rachelina, c'è che la porta non si auto, Rachelina. Rachelina, di mia assoluta proprietà. E spartici tu, ascolta fratello, alle vigna di San Crioli, San Crioli. Notare, che fa? Non scrivevo più io? A chi è tempo sei polizia sconcinta? Non ci vede per niente, io turismo, quale paese per chiasta? Ma per me è di Mugiuffe! Non è vero, di Mugiuffe, anzi hai ragione. Sicuramente, sì. Di De San Crioli, e non in Napoli che sia di una lunetta, ah, San Crioli, scrive. Non scrive, notaro. Oh, io castagneto mio di serra pizzuta. Serra pizzuta, come è una pizzuta? Serra pizzuta. La tenuta ancora? E la mia casina di Pecovitti gialla. Ma qui è gialla, bambini di vivere la vita, non vado avanti. Ma che scrivere gialla? Gialla, gialla. Ah, ma zia, ma che fai? Sola, zia, sotto sola, zia, con quale non è venuto, sai quante belle cose ci sono. Allora, c'è dubbio sparte. Ascolta, fratello, 60.000 lire in cartelli di rendita. 60.000 lire. Che fai cent'anni 60.000 lire su solo 100 euro? Dai, ma quanto spesso fa? Ascolta, ma quanto spesso? 60.000 lire, il cartello di rendita. Io sono male. Ah, notare, tutto l'oro mio, tutta la mia argenteria, insomma, notare, scrivesse, uno di tutto, pugno, tutto questo, a me ne pote marito. E poi? E poi? No, dire lui e poi. Dai, e poi? Notare, scrivesse. E senta zia, e se poi tu non vuoi vivere più, pazienza, me ne vai a spiccio di vecchi. Ma che dici zia, ma che dici? Ma te ne vediamo la a tutto tu, ah? Ma se... Ma la vecchia, guarda, te ne la vecchia. Ma te ne la vecchia. Se non te la vai. Ancora continui tu? Sì, signore. A cosa picca ne stessi io, allora? Se non voglio notare. Sempre. Aggiungo a quello di prima, sempre da parte mia, per la cosa dolce che è una rosa da maggio, di buona puti, che presente Tina e accettante. Sempre accettante, giusto? I moduli prezzi del risparmio tui, un
poi tutto un vestiario, eh? Giacchi, camisi, gelecche, scarpe, tutto! Magari lo dagli! No, no! Invece bisogna accettarlo. Io non l'ho detto, io non ti piace io. Signore, questa cosa la dico io, non tu. E va bene. Oh. Permettete che dico una parola. Sì, anzi, a dirla. Finisco un notaro. Sì. Siamo padrone di chi tocca la vita donato. Da parte mia, buona potenza, è padronissima. Caro signor, vecchio capitano senior, una parola sola, ciao. Uno. Magari da parte mia, tutto che ha detto io è demonio e putti, perché donna Rachela c'ha una sola parola magari, a pelote. Benissimo! E allora, da questo momento in poi, visto che sono mio padrone di questo bello patrimonio, hai deciso di picchiare un moglie. E io di picchiare il marito. E tu, la zia, da puoi picchiare perché l'età ce l'hai. E tu, magari lui te lo puoi picchiare. Certo, tu. Basta che hai una picciotta che mi ha detto, ti raccomando, anzio, sì, allora, un tazzo a darle ha picchiato tuo figlio del Rufuano, di Maisa, con Luigi solo, ma te lo pure, Gioia, te lo pure. Io, quando me lo guarda, ha messo il tapice. E io magari. Ah, a sto punto la mamma arrivate, c'è la tua ciamma, e qui è. La sua ciamma, sogno io. Ah, spezza proprio con lo zio, Gio. Sì, zio, io è. E la sua ciamma sogno io. Ah. Sono un imbecille, siamo io e tu. Chiara il diavolo, e voglio dire, avevamo costumiato per pigliare i patti dell'uno e dell'altro, caro. Ehi, Lindano, sapevamo che avevamo fatto. Ma che ne sa, che ne sa, per notaro. Un paio mazzi a doppio fondo. Io, per causa della c'è due, con te gioia di tua zia, mi stanno inchiappando come tua equilini a pannare. No, ci avevo provato però tu, vai mo? Notaro, basta, basta. Allora da sto punto io ritiro la nazione. Ma che lì, non te l'avevo tutto cosa, non te l'avevo tutto cosa. Mi interessa, a me non mi interessa, basta che mi lasciate maritare. Tieni, ma dai, chi sta, va. Questionare qui per noi, perché se no facciamo i nostri baulli e ne andiamo. Notaro, momento, fermi tu, come? Preparato? Io la donazione la rendo valida, allora. A patto però che lui restano sempre qua con mia. E cosa dice? Un promaggio voleva dire. Ah, e noi vi promettiamo di restare qua fino al momento che non vi custodiate più però, Siamo fino a stasera, bambino. E che sta attenzione ancora c'hai? Quando sono sediato, sparo tanto le mie festelle, non ho da perdonare. Ah, Maurizio, dai, abbracciato subito. E questo sia il suggello della pace. Tu magari quando sei maritata portasse da faccione a uscire su. Sulle spalle, ma tutta zappanata! Non ci sono su mio capitano! Il tuo impianto di irrigazione sarà magari una cosa bella e moderna, però è una macchina interna. Ma come è castagnia così? A botte sott'Italia! Senza dare manco un
sto a sentire quel discorsetto che dovevamo fare prima. Sono tutto orecchie, professore, parli pure. Sì, sì. Capisco, non vuole parlare in presenza di loro due. Sa, si sono fidanzati un momento fa. Andate nel giardino. Come fidanzati? Sì, si sono fidanzati un minuto fa. Il notaio ha scritto i capitoli matrimoniali. Ma carolizio, signore! Allora, carissimo professore, nonché cavaliere, ora inizia. Io parlo, no, forse a quel punto è meglio che ne parliamo in un altro momento. No, tra le altre cose, vede, non posso, perché ho un appuntamento urgente a cui non posso mancare per le 6. Le 6? Ma se sono le 5? Sì, le 5, ma io non è che posso stare. Ora è così, tutta stappanata, non viene una promulia più grande. Sì, vedendo, andate. Sarà per un'altra volta. Niente, allora, a questo punto ne parleremo dopo, signore, a questo punto, scusate, complimenti e auguri, Io non me l'ha spiegato un po', Tantissimi, e tantissimi auguri!
vivai Leotta e devo ringraziare anche la signora Joselina Leotta che è sempre semplicissima. Falegnameria per i lavoretti che non mancano mai e perché ti è presa la premura di mettere uva pure anche a lui. Grazie per essere benvenuti Manuele, che è sempre dietro le quinte, le seste e le settime, si merita anche lui un applauso perché fa le cose in lui. La musica con tanta generosità ha contribuito per il volontariato della San Vincenzo in gaudio serviens isper. Volevo dire solo una cosa, io la voglio un bene del mondo, io per no. Le parole ringraziamo anche ora, ma insomma va bene, poi dormi di tutto gli altri. Domani si replica a Sudura, pagato e ripagato, dopo tanti sudura.